Una soluzione smart per riqualificare l'ex rifugio antiaereo della salita Matteotti. Questo è il progetto Agora 3.0 della terza B del liceo classico Ruggero VII, che si è aggiudicato il primo posto di Wake Up Call for Ideas durante lo Startup Day svoltosi al centro polivalente Michele Abbate. Un concorso di idee di business tra scuole, quello promosso dall'associazione 360 gradi nell'ambito del progetto Bootstrap, finanziato dal Dipartimento della Gioventù e dal Servizio Civile Nazionale e patrocinato dal Comune, per stimolare nei giovani il senso di iniziativa, la capacità di innovare e la creatività. A consegnare il premio in denaro di 1000 euro agli studenti vincitori, Luca Mannino, presidente di giuria e sponsor principale dell'iniziativa. Il nostro progetto ha come scopo quello di rivalutare, dare una possibilità di rinascita alla nostra città, in particolare al suo centro storico, ma anche alla qualità della vita dei suoi cittadini. Ecco perché noi rispondiamo ai problemi di una mancanza di centri culturali e di spazi per noi giovani e non solo, con la nostra soluzione che è Agora 3.0, un centro polivalente culturale che appunto presenta un'attività museale, bibliotecaria, di ristorazione e di ludoteca. Tutto questo ha lo scopo appunto di dare una possibilità a Caltanissetta, che ne ha veramente bisogno, e in modo smart, intelligente, innovativo, e usando tutta la tecnologia di cui disponiamo nel modo migliore possibile. Un'idea sviluppata durante un percorso di alternanza scuola-lavoro sotto l'attenta guida dei Business Angels. Esperienza bellissima, perché ritornare al liceo classico da ex studente e poi avere a che fare con un paio di generazioni in meno rispetto alla mia mi ha messo nelle condizioni comunque di imparare tanto, e non di insegnare ma di direzionare un po' quella che è l'idea che hanno avuto loro e che sono stati bravissimi a portare a compimento, non tanto per il risultato ma quanto per la permeanza dell'idea nei confronti della nostra città, tant'è che mi auguro che l'amministrazione che è oggi presente possa prendere in considerazione un'idea di questo genere per quella data struttura che andremo a breve, spero, a giovare tutti in centro storico. Secondo i classificati, su 13 progetti presentati, gli studenti della quarta A design del Manzoni Juvara con il progetto Osterland e terzi gli alunni della terza A del Rapisardi con il progetto Robodesk. Una formula vincente è quella di Bootstrap, come dimostrato in questi due anni. Bootstrap spero si possa avere, diciamo, ulteriori occasioni per essere implementato in altre scuole, nelle stesse del territorio, però è una formula che funziona perché crediamo fortemente che la formazione imprenditoriale a scuola sia lo strumento chiave che permette ai ragazzi di capire chi sono, che cosa vogliono essere, chi vogliono diventare. Possono anche non diventare imprenditori, ma sicuramente al termine di un percorso del genere avranno le idee più chiare su che percorso intraprendere e capire meglio chi sono loro.